rendimento di grazie. Ricevuto che ebbi per la prima volta l'alimento con il latte purissimo della mia diletta madre, resi grazie al Padre di quel sostegno che si era compiaciuto di darmi, in modo così mirabile e prodigioso, qual era il latte purissimo della mia madre. Lo ringraziai anche da parte di tutte le creature che in quello stesso tempo si erano cibate, e specialmente per quelle ingrate che dopo aver ricevuto il cibo dispensato loro dalla sua provvidenza, non si ricordano di rendergli il dovuto grazie. Conoscendo che questa ingratitudine dispiaceva molto al Padre mio, per queste anime lo ringraziavo doppiamente, pregandolo che, in virtù di quel mio ringraziamento, fosse soddisfatto per ognuna di esse, perché altrimenti sarebbero indegne che il Padre mio continuasse a nutrirle con la sua solita provvidenza. Si disse soddisfatto il Padre, essendo di tanto merito quel mio ringraziamento, che soddisfaceva per ognuno, anzi sovrabbondava di molto. Lo ringraziai anche a nome di tutte quelle creature che, ritrovandosi in quella mia stessa età, perciò incapaci di rendergli grazie per essere privi dell'uso di ragione, ricevono l'alimento senza dare a lui il dovuto grazie. Queste quantunque siano scusabili e non tenute a questo per la loro incapacità, non di meno il Padre mio restò glorificato e ringraziato anche da parte loro, avendolo fatto io con tanto amore e gratitudine. Dovete sapere, sposa carissima, che ogni volta che la mia diletta madre mi allattava, io facevo questi atti di ringraziamento per tutti i miei fratelli, non escludendone neppure uno. Quanto si compiacesse di questo il Padre mio, lo potete dedurre dalle promesse che mi fece, di essere per tutti soddisfatto, anche per i più ingrati, promettendomi di non mancare mai, con la sua divina provvidenza, di somministrare a tutti il vitto necessario al loro mantenimento, quantunque peccatori e ingrati. Infatti vedete come va praticando il suo paterno provvedimento, non escludendo neanche i più indegni peccatori che si trovano nel mondo. Verso tutti si dimostra amorosissimo padre, anche verso i suoi più grandi nemici. Sappiate, sposa carissima, che questi atti di ringraziamento non solo li facevo dopo aver preso il cibo, ma anche in ogni altra cosa, come prima e anche dopo il riposo. E giacché vi parlo di ringraziamenti, vi spiegherò anche il resto. Ordine diurno. La mattina, prima che apparisse il giorno, avendo preso qualche riposo la mia umanità, rendevo al Padre mio il dovuto grazie. In più lo ringraziavo a nome di tutti i miei fratelli, perché si degnasse di conservarli in quella notte, liberandoli da ogni male e dalla morte improvvisa, facendoli arrivare tutti alla mattina sani e salvi da ogni male. Dopo di averlo ringraziato per tutti in generale, lo ringraziavo poi in particolare per quegli ingrati che, dopo essere stati beneficati e conservati in vita, non si ricordano di ringraziarlo e neppure innalzano la mente al cielo con un buon pensiero, con un atto di gratitudine. Dopo lo ringraziavo da parte di quelle anime giuste che si erano conservate in grazia. Poi gli domandavo perdono da parte di quelle anime colpevoli che lo avevano offeso, offrendomi alla morte e alla passione, perché la divina giustizia restasse soddisfatta per tutte quelle colpe. Ne sentivo dolore e piangevo amaramente. Questo dolore lo offrivo al Padre per esse, e in sconto delle colpe. Poi lo pregavo che si degnasse di liberare in quel giorno tutte le anime da ogni male, ma soprattutto dal peccato. Lo pregavo in generale, poi in particolare, per quelli che si levano dal riposo e vanno alle loro occupazioni senza neppure fare un atto di supplica al Padre mio, perché li conservi e li liberi da ogni male in quel giorno. Si compiaceva molto di questi atti il Padre mio, e con un amore incomparabile li riceveva, dimostrandosi sempre pronto a fare tutto quello che da me gli veniva richiesto, non potendomi negare cosa alcuna per l'amore che mi portava e per il compiacimento che aveva di me. Lo stesso facevo la sera prima del riposo. Pregavo il Padre mio di volersi degnare di liberare tutti da ogni male in quella notte e soprattutto dal peccato. Lo ringraziavo che si era degnato di liberare tutti da ogni male in quel giorno, ma in particolare per quegli ingrati che non lo facevano, intendendo io di supplire al mancamento di tutti.
Gli domandavo perdono di tutte le offese che da essi aveva ricevuto in quel giorno, ed io li vedevo tutti, ad uno, e ne provavo una pena intensa, e bramavo sparger presto il mio sangue per soddisfare la divina giustizia. E già che allora non potevo spargere il sangue, spargevo le lacrime, che pure queste erano di tanto valore e tanto grate al Padre mio. Oh, quanto, sposa carissima, mi addoloravo in vedere le continue offese che senza alcun ritegno facevano al Padre mio. Sentivo poi un gran rincrescimento, quando, dovendo incominciare il giorno, pensando che in quel giorno il Padre mio doveva restare tanto offeso da tali creature. Il simile era quando incominciavo la notte, vedendo che quelle tenebre, destinte dall'uomo per riposarsi, sarebbero servite ad alcuni per offendere il Padre mio con più libertà. Lo pregavo che in quella notte si degnasse di porre ogni impedimento a quelli che già progettavano di offenderlo, affinché questi almeno non lo facessero per impossibilità, visto che non volevano recedere per volontà. A mezzanotte poi lo lodavo, benedivo e ringraziavo per parte di tutti. E poiché quella è un'ora in cui pochissimi lo lodano, mentre per di più stanno riposando oppure offendendolo, io supplivo per tutti con queste lodi. Lo pregavo con insistenza di rendersi placato nei loro confronti, e per quelle cose che più lo offendevano. Io, proprio per quelli, gli davo soddisfazione per l'affliggermi, in modo più o meno intenso, secondo la gravità della colpa che commettevano. E in questo modo seguitai per tutto il tempo della mia vita, in ogni ora e in ogni momento, operando e meritando per i miei fratelli, e vedendo la loro ingratitudine verso di me, che tanto bene loro procuravo, ne sentivo sempre più un grave dolore. E in questo modo seguitai per tutto il tempo della mia vita, in ogni ora e in ogni momento, operando e meritando per i miei fratelli, e vedendo la loro ingratitudine verso di me, che tanto bene loro procuravo, ne sentivo sempre più un grande dolore. Brama di spargere sangue. Passai alcuni giorni in questo modo di vivere, soffrendo fame, freddo e povertà. Desideravo, sposa carissima, tra tutti questi patimenti, spargere anche il mio sangue. Offrivo quel desiderio al mio eterno Padre. Lo pregavo che si compiacesse di ricevere quel desiderio che avevo di patire di più, in sconto di quelli che, dovendo patire per soddisfare la divina giustizia per le loro colpe, sfuggono il patire e vanno in cerca di delizie, quando in verità dovrebbero andare in cerca di pene. Di più, gli offrivo questo desiderio anche per quelli che, essendo innocenti, vanno in cerca di patire per imitarmi. E pregavo il Padre mio di dare loro virtù e grazia da poter realizzare questo loro desiderio, così da acquistare maggior merito presso di Lui e maggior gloria per loro stessi. Di tutto si compiacque il Padre mio, e il tutto mi promise, come infatti è andato e lo va facendo, giacché si trovano molte anime innocenti che si affliggono, vanno in cerca di pene e godono più queste nel loro patire che i peccatori nelle loro delizie. Infatti, dà a loro il Padre mio una grazia particolare, in virtù della domanda fattagli da me e della promessa sua. Avendo questo desiderio di patire di più, mi si presentava in ogni istante l'occasione, vedendo la mia diletta madre in tanta povertà e il suo sposo Giuseppe in tanta afflizione nel vedere i miei grandi patimenti. Sentivo per questo una grande afflizione, vedendo quelle due anime innocenti in tanta angustia per causa mia. Li consolavo con la serenità del mio volto e con atti amorosi nei loro confronti, comunicando con questo al loro cuore una dolcezza di paradiso, per la mia amabile presenza e per gli affetti verso di loro. Pregavo il Padre mio che si degnasse in virtù di quella mia degnazione di consolare tutte quelle anime che avrebbero patito per mio amore. Gli offrivo quella pena che provavo per i loro patimenti e lo pregavo che si degnasse in virtù di quella pena di dare il suo aiuto e la sua grazia a quelle anime che, essendo obbligate a patire per la loro povertà, sono in pericolo e in procinto di perdere la pazienza necessaria in tale occasione e con ciò in pericolo di perdere il merito dei loro patimenti, perché queste, perseverando nei loro patimenti, siano degne di acquistarsi il regno dei cieli. Il Padre mio non mancava, pertanto, di fare quanto da me gli fu richiesto. Infatti si vede che molti poveri vivono contenti nella loro povertà e miseria,
assai più che i ricchi nella loro abbondanza. E se qualcuno vive impaziente nella sua povertà e non vuol soffrire di vedersi in miseria, è perché non si vuole uniformare alla volontà del Padre mio e da se stesso vuole restare privo di quel merito. Non però che il Padre mio non gli dia quella grazia che in virtù di tale stato è necessaria ancora più. Visite quotidiane dei pastori. Ogni giorno ricevevo le visite di quei semplici pastori e sempre più riempivo il loro spirito di nuova grazia e virtù e comunicavo loro una luce sempre più forte circa il mistero della mia umanità. Da loro adorato con fede e con amore. Vedendo la loro perseveranza, non mancavo di pregare il Padre mio di dare tale virtù a tutti quelli che vengono a me, con amore e con fede, essendo invitati a seguirmi. Lo pregavo di dare loro grazia per superare tutti i disagi e gli incomodi che in tale cammino incontravano, come fece con quei buoni pastori, che non guardavano né a freddo né a intemperie, né ad altro ostacolo che si presentava davanti a loro per ritrarli dal santo cammino. Avvicinandosi l'ottavo giorno del mio vivere in terra, nel modo che sopra vi ho detto, si accrebbe sempre più in me il grande desiderio di spargere il sangue per i miei fratelli, giacché avevo sparso tante lacrime e sofferto tanti patimenti. Giunse infine il giorno da me tanto bramato della mia circoncisione, la quale vi spiegherò nel capitolo seguente. Esortazioni alla sposa. Ti avverto però, sposa carissima, che in tutto questo che io finora ti ho detto, tu sia ben attenta, perché desidero di essere da te imitato, soprattutto nel patire e nell'amore verso il prossimo, e nell'uniformarti alla volontà del Padre mio, nell'abbassamento di te stessa e in particolare nell'umiltà. Questa appunto è la mia virtù, questa ti stia a cuore. Poni ogni impegno per acquistarla e non temere di umiliarti davanti a tutti, vedendo il tuo Dio fra gli animali in un misero presepio, tanto misero, tanto abietto e tanto povero per il tuo amore. Osserva la maestà del tuo Dio che sta in una stalla e così ti umilierai.